in collaborazione con FNP CISL Udine. Caldo, ci siamo tornati come ogni settimana alle 18:15 con lo sportello pensionati, fa persino rima, siamo tornati con lo sportello. Salutiamo i nostri ospiti di oggi, Renata Della Ricca, segretaria AST CISL di Udine Bassa Friulana. Buonasera a tutti. Salutiamo Silvano Dentesanno, FNP CISL di Udine. Buonasera a tutti. E intanto cominciamo con la nostra chiacchierata iniziale per sentire quali novità ci sono. Che cosa stanno portando a casa praticamente i sindacati per quanto riguarda le pensioni, incontri, adesso poi che cambia tutto, vedo Renata sorridere, cambia tutto e quindi che cosa succede? Si ridiscute molto probabilmente tutto. Ridiscute veramente tutto, una bella affermazione. Come parti sociali possiamo dire che perché oggi... Perché ancora accordi non ci sono e quindi... Accordi non ci sono, è tutto ancora in divenire. E abbiamo apprezzato molto l'incontro che c'è stata questa mattina con il governo e il presidente Grasi. Avevamo fatto un incontro come CGL, CISL e UIL a livello nazionale il 12 luglio, ci aveva promesso un incontro questa settimana per definire e ampliare il decreto aiuti, infatti il presidente Grasi ha detto che per le necessità della popolazione, perché pensiamo alla crisi che stiamo vivendo in questo periodo, stiamo uscendo da 2 anni di pandemia, 2 anni che molte attività commerciali e imprenditoriali a livello dell'industria hanno sofferto. Siamo una regione che non ha perso tanti punti di PIL, possiamo dire anche che lavoro c'è, perché ci sono tante aziende che chiedono dei lavoratori, pensiamo anche a tutto il lavoro stagionale che noi come Friuli Venezia Giulia abbiamo sia la parte del mare e la parte della montagna, perché abbiamo un turismo sia estivo, balneare, che un turismo della montagna, però ci sono tante criticità e in modo particolare con gli aumenti dell'energia, con gli aumenti dei carburanti, che non è solo l'aumento della benzina, dei gas, ci sono delle ripercussioni a tutto il mondo economico, anche perché ci sono degli aumenti dei prezzi delle materie prime, quindi le famiglie sono sempre più in crisi, in situazioni anche di povertà, infatti dagli ultimi dati stanno aumentando anche la povertà, sia all'interno della nostra regione e ancora di più a livello nazionale. Quindi oggi c'è stato un altro incontro con le parti sociali e il governo, possiamo dire che è stato un incontro propositivo. Speriamo, dalle promesse che ci sono state fatte, che ci sarà un decreto aiuti bis, un decreto aiuti di 14 miliardi e 300 milioni, quindi importante. E cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto innanzitutto il taglio delle accise, sì, che si continui, che il bonus di 200 euro non sia un bonus una tantum, ma questo bonus venga dato a tutti i lavoratori e le lavoratrici, perché ad oggi molti lavoratori precari, sia del pubblico che del privato, sono rimasti fuori. Pensiamo a tutti i lavoratori del mondo dell'agricoltura. Lavoratori dell'agricoltura non hanno preso il bonus di 200 euro, i lavoratori somministrati, gli insegnanti, il mondo della scuola, perché molti insegnanti hanno finito di lavorare
con giugno, al giugno, e quindi tutti i precari non hanno preso il bonus di 200 euro. E poi c'è tutto il mondo del lavoro somministrato, quindi noi abbiamo chiesto che questo bonus venga ampliato a tutte le attività lavorative e tutti i lavoratori, che questo è un bonus, un piccolo aiuto che viene dato alle famiglie per l'abbattimento delle bollette energetiche, delle bollette che hanno elettrico o del metano. Che se vogliamo è poca cosa, perché rispetto... È veramente poca cosa, perché poi adesso c'è il caldo, quindi utilizziamo meno gas, ma utilizziamo più corrente perché abbiamo i condizionatori accesi, perché magari qualche famiglia può ridurre anche l'utilizzo del condizionatore, ma molti anziani hanno bisogno di un ambiente fresco dove vivere, altrimenti aumentano gli ingressi in pronto soccorso. E pensiamo, ieri il pronto soccorso di Udine era intasato da oltre 100 persone, cioè oltre 100 ingressi, dove prevalentemente sono persone anziane, che questo caldo, questa afa, la siccità che ha purtroppo colpito anche la nostra regione, porta delle conseguenze a 360 gradi sulle persone anziane, sui bambini, ma anche poi al mondo economico. Pensiamo anche alle aziende che si sono fermate. Il mondo lavorativo. Il mondo lavorativo. Vedi l'esempio della Modin. Esatto. La Modin che hanno fatto presidio sì, anche la Modin, un'azienda d'eccellenza del nostro territorio, che produce refrigeratori industriali, e all'interno dell'azienda i lavoratori lavorano con oltre 40 gradi all'interno dell'azienda. Allora c'è un po' di discrasia, ma i lavoratori perché hanno fatto sciopero? Perché per lavorare in sicurezza, perché ci sono persone che svengono, possono subentrare degli infarti, e cioè proprio per la sicurezza nel mondo del lavoro. E poi possiamo dire che sono usciti da pochi giorni tutto il report degli infortuni sul mondo del lavoro. Sono usciti giusto la scorsa settimana, che è stato presentato dal presidente dell'INAIL nazionale, dove non c'è una diminuzione degli infortuni nei posti di lavoro, togliendo anche tutta la parte degli infortuni dovuti al Covid, ma c'è un aumento. Un aumento del 20% degli infortuni, e la cosa più grave, c'è un aumento del 10% sugli infortuni mortali. E gli infortuni mortali colpiscono anche la nostra regione. Esatto. Poi c'è da dire anche che lavorando a certe temperature, perché ho lavorato comunque in uno stabilimento non refrigerato, via, quindi io ho sentito proprio alla Modin, un mio carissimo amico diceva: lavoriamo a 42 gradi. Ecco, ci possono essere delle conseguenze anche per quanto riguarda poi le malattie professionali proprio, sì, anche se proprio dire professionali non è proprio corretto, ma chiaramente chi lavora e chi è esposto a temperature alte per molto tempo ha delle conseguenze anche dal punto di vista fisiologico proprio, ecco, che possono trascinarsi, diciamo, anche per anni, no? Ecco, questo è... E comunque la Modin ha aggiunto chiaramente, no, quella del caldo è stata la goccia, mi hanno detto che ha fatto traboccare il vaso, perché la Modin stanno, perlomeno ad Amaro, oggi stanno protestando anche per i premi di risultato. Certo, insomma, certo. Perché si sentono considerati i lavoratori dei numeri, dicono: lavoriamo, sempre presenti, ci diamo da fare, però premi di risultato tardano ad arrivare o sono talmente irrisori. Ecco, c'è da dire che poi, oltre al decreto aiuti, no? Quindi ecco, sulla frase adesso si rimette tutto in discussione, c'è un punto che i pensionati hanno ben in mente, e che è il 1° gennaio, perché adesso si rischia veramente di ritornare alla Fornero, perché ancora sul tavolo non c'è la discussione di una... ci sono solo adesso delle promesse, perché adesso chiaramente il tempo delle elezioni si prende il palo al balzo, no? Per
però questa è una questione seria che riguarda i pensionati. Perché adesso perché è il momento rischia dei proclami elettorali, quindi bisogna ecco, stare molto esatto attenti. Si rischia no veramente che il 1° gennaio si ritorni alla Fornero con tutte le conseguenze. Mentre prima forse era avviato un discorso anche con la parte sindacale sulla modifica proprio di questa legge, adesso si ridiscute tutto, bisogna ricominciare tutto da capo e questo può portare delle conseguenze pesanti, perché poi ricordiamoci anche che in questa situazione di crisi non sono solo la Varzila, perché quello certo è il nome che dà l'idea della situazione, ma sono molte piccole imprese anche, io proprio l'altro giorno ho avuto delle telefonate, una media impresa che è costretta purtroppo con la situazione debitoria che ha a chiedere il fallimento, però lì ci sono molte maestranze che hanno 41 anni di lavoro, 41 anni e 3 mesi, 41 anni e 4 mesi, quindi c'è questa situazione di incertezza, no? Che se guai dovesse ritornare alla Fornero veramente questi... perché adesso potrebbero usufruire in caso di fallimento, anche perché lì è cambiata la legge, per cui il curatore fallimentare può tenere in stand-by i lavoratori, no? Potrebbero accedere alla NASPI, però è una situazione di incertezza veramente. Io ho ricevuto delle telefonate di questi lavoratori che mi dicono: ma adesso cosa facciamo? Mi mancano 7 mesi per andare in pensione. Dove vado a trovare un posto di lavoro? E ritengo che sia importante, perché, però si elude questa discussione. Facciamo i conti, elezioni a, ecco, a settembre. A settembre. E quindi ti restano ottobre, novembre, governo, dicembre, non gennaio. Non riesco a capire come faranno a... Sì, sì, nel giro di 3 mesi. Nonostante la parte sindacale ormai è già da 3-4 anni che insiste sul fatto della separazione. Appunto, se avete impiegato 3-4 anni, non credo no, che in 3 mesi esatto, si in 3 mesi fare risolvano il problema. E ma questa, di norma veramente... noi diciamo sempre avremo un autunno caldo. Ma noi in questo momento stiamo dicendo avremo un agosto bollente. Un agosto bollente perché sarà un agosto di campagna elettorale. Quello che noi chiediamo ai partiti destra, sinistra, centro, il programma, dei programmi che ci siano pochi punti, ma che pensino al bene dei cittadini, che si parli dei lavoratori, dell'aumento degli stipendi, che si parli della fiscalità, degli sgravi fiscali anche nelle parte decontributive dei premi di produzione, che si parli di tutto il sistema pensionistico, sì, e che si divida il sistema assistenziale con il livello pensionistico, che noi siamo una delle poche nazioni che le abbiamo ancora insieme e quindi sembra che le nostre pensioni siano le più alte di tutta Europa, ma questo non è vero, perché abbiamo ancora un numero molto elevato di cittadini, che, di pensionati che vivono con 500 euro al mese. Ci facciamo una piccola pausa e poi diamo il via alle telefonate 0432 5735 17 e solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Cominciamo con i messaggi. Avendo fatto oggi domanda per dote famiglia, quando mi daranno i soldi? Chi mi risponde? Rispondo io. Allora, rispondi tu, Renata. Come Regione Friuli Venezia Giulia è stata modificata tutta la legge e sono stati incorporati tutte le leggi sulla famiglia. Una legge che tocca più capitoli, dal lavoro ai bonus che venivano dati anche prima dai comuni e per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La dote famiglia sono partite col mese di luglio, si possono fare le richieste, possono avere un contributo di 500 euro
per le spese che hanno fatto le famiglie per i propri figli, quindi spese per i centri estivi, per, spese per, sì, per la musica, percorsi di sostegno scolastico, chi fa dei corsi anche d'inglese, e i soldi vengono dati ai possessori della carta famiglia e, che ha, e chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Una volta che uno ha sostenuto la spesa, con lo scontrino, la ricevuta, la regione pagherà il contributo, la spesa effettuata, fino a 500 euro. Esatto. È un piccolo contributo che viene dato a tutte le famiglie. Sì, ma dopo non c'è quanto solo... tempo? Perché telespettatori... Allora, le domande si possono fare fino a dicembre. Esatto. Penso che se chi ha inviato il messaggio avrà fatto la domanda inviando anche gli scontrini che o le ricevute delle spese effettuate, poi la regione, controllato che la spesa sia stata effettuata, farà il rimborso, verrà fatto il rimborso direttamente sul conto corrente. Ecco, però non c'è solo quello, perché anche per quest'anno per tutte le famiglie c'è il contributo anche per i trasporti. Come l'anno scorso, quindi un'agevolazione. Ah, sì, dobbiamo, sì, anzi, per... quest'anno ci sono delle agevolazioni in più, mi pare, anche per i trasporti, no? Sì. Perché ad esempio il biglietto, dobbiamo ricordarlo anche questo, no? Il biglietto per il trasporto urbano, sì, che vale, sì, per tutta la giornata anche in un'altra città. Tu lo compri a Udine, vai a Trieste e ti tieni sempre il biglietto, biglietto che hai acquistato uguale a Udine. No? Sì, sono piccoli contributi che vengono dati dalla nostra regione. Certo. E poi non dimentichiamo anche il lavoro che è stato fatto dei pensionati e della CISL, e qui abbiamo uno degli autori, quindi lascerò anche la parola a lui, il grande lavoro che hanno fatto con il comune di Udine per avere un contributo, il biglietto per gli anziani, per gli ultra 65 anni. Diciamo che all'interno della vostra famiglia... Possiamo sentire un attimo, sì, chi c'è al telefono? Dopo parliamo, prego, del biglietto. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Sì, io vi sento, pronto. Buonasera. Buonasera. Io volevo fare una domanda alla signora o al signore in studio. Io sono titolare... Mi sentite? La sentiamo male. Vediamo anche se in regia mi alzano un po' qui l'altoparlante. Sì. Ecco, adesso la sentiamo meglio. Perfetto, perfetto. Volevo fare questa domanda. Io sono titolare di una rendita INAIL con 55 punti di invalidità e non lavoro dal 2004. Ora, io non ho preso il bonus di 200 euro, il bonus aiuti, perché mi hanno detto che la rendita INAIL non è assoggettabile a un reddito, ma è un risarcimento per un danno biologico, per cui io non ho diritto a questo bonus. Ma la mia domanda è questa: ma se questo è un decreto aiuti che deve venire incontro a un periodo particolare dove c'è l'aumento della luce, del gas, dell'inflazione, se non sono anch'io una persona normale a cui ogni due mesi arrivano le bollette regolarmente, non capisco perché la categoria dei titolari di rendite INAIL è stata lasciata fuori da questo decreto aiuti. Come dicevo prima, oggi abbiamo avuto proprio i nostri nazionali di CGIL, CISL e UIL e abbiamo portato tutte queste problematiche sulle rendite INAIL. Non è l'unico lei che è rimasto fuori, più di qualcuno ci hanno telefonato che non hanno avuto i 200 euro ed è veramente una cosa vergognosa, come ad esempio molti lavoratori e anche altri pensionati che sono rimasti fuori dal bonus di 200 euro. No? Pensiamo anche a tutti i lavoratori dello spettacolo, chi lavora per il cinema, il teatro, le televisioni, sono rimasti fuori dal bonus dei 200 euro. Come dicevo prima, tutto il mondo del precariato della scuola. Quindi ci sono più persone, pensionati e lavoratori che sono rimasti fuori ancora da questo bonus, e noi abbiamo chiesto
altre risorse al governo perché anche queste persone vengano ricomprese in questo bonus, perché se un bonus aiuti per il rincaro delle bollette deve essere dato a tutti. Ecco, e quindi speriamo che venga, non l'abbiamo più in linea, non sappiamo neanche... No, no, mi sento, E quindi auguriamoci che anche lei entri anche a far parte... Sì, anche perché, faccio un'ultima, le rubo ancora 5 secondi e poi chiudo, anche perché esatto, come diceva la signora in studio, siccome non è stata fatta una riforma del regime pensionistico che magari allora può toccare certi settori, certi no, questo, ripeto, è un bonus da 200 euro dato una tantum, un aiuto alle famiglie. Nel caso mio io prendo 836 euro al mese, per cui 200 euro sono sempre una cifra che può aiutare. Sì, aver lasciato fuori questo tipo di categoria, cioè persone che sono a casa e che non possono più lavorare, che hanno subito un infortunio, sì, non è una cosa... Ma comunque vi ringrazio per la risposta e speriamo che... Anche perché adesso mi è stato detto dall'ANMIL, che è l'associazione di riferimento, mi hanno detto che... loro si sono rivolti al ministro Franco, il quale però giustamente ha detto, siccome c'è una crisi di governo, adesso il governo resterà in carica solo per gli affari correnti, quindi questo verrà tutto rinviato al prossimo ministro dell'economia. Comunque vi ringrazio. Sì, per... giustissimo quello che ha detto il ministro, però dalla promessa, dico una promessa, vediamo se viene mantenuta dal presidente, ex presidente Draghi, no? È di fare un decreto aiuti bis dove copra tutte queste figure, questi lavoratori e pensionati, e specie chi ha delle rendite INAIL, che non hanno percepito questo buono. Esatto, tra parentesi, non quindi era... speriamo che nei prossimi giorni, lui ha detto che entro 15 giorni dovrebbero sanare tutte queste anomalie per il bonus. In caso nelle prossime puntate ci sentiremo per vedere se lei gli è arrivato anche lei. Perfetto, vi ringrazio molto. Possiamo sapere da dove chiama? Sì, chiamo da Monfalcone. Da Monfalcone, bene. E neanche il suo nome possiamo sapere? Sì, mi chiamo Pierluigi. Bene, arrivederci. Grazie per averci chiamato, signor Pierluigi. Grazie, grazie, buonasera. Tra parentesi, si parlava di reddito imponibile e non era proprio la rendita INAIL, non era specificato nella concorrenza, diciamo, dell'imponibile del reddito. C'erano altre voci, tipo la rendita della catastale della casa, no, dell'immobiliare e via. E proprio le rendite INAIL, proprio sulla pensione di invalidità, non erano proprio citate. Non erano citate. Esatto. Per cui questo è un problema. C'erano anche altre anomalie che speriamo proprio che siano sanate. Ecco, sì, perché rimanevano fuori i percettori di reddito di cittadinanza, rimanevano fuori chi aveva una reversibilità, una pensione di reversibilità, e rimanevano fuori, cioè, tutti quelli che avevano un reddito superiore ai 35.000 euro. Ecco, sì, esatto. Questo è, diciamo, poi era stata sanata, per esempio, sulla pensione di reversibilità c'erano state delle questioni con l'IMSS, tra parentesi da qualcuno era stato erogato, qualcuno non era stato erogato. Però lì il problema probabilmente rimane sempre quello del reddito, allo stesso discorso della quattordicesima. Magari uno non si accorge, per 50 euro, no, bisogna stare molto attenti a fare proprio i calcoli bene su quello che si percepisse proprio esattamente. Sì. No? Sì, quindi non aspettarsela. Esatto, non dare per scontato che io ho un reddito di 10.560, quindi la quattordicesima mi aspetta, invece bene sempre rivolgersi a un patronato proprio per avere l'imponibile esatto, perché comunque l'IMSS poi nel casellario dell'Agenzia delle Entrate va a verificare e naturalmente, e questo è un caso, ecco, se posso aggiungere, che abbiamo avuto molte richieste adesso di una specificazione sul fatto di chi riceve per la prima volta la quattordicesima. Allora, chi riceve la prima volta la quattordicesima, l'IMSS fa riferimento, attenzione, questa è un'anomalia, sul reddito del 2022, cioè sul reddito attuale. Come fa? Non può farlo perché non ce l'ha, ecco. Fino allora, alla fine il consiglio, non hai, esatto. Allora, il consiglio per chi nel corso dell'anno compie i 64 anni è di presentarsi a un patronato, fare domanda
presentando un'istanza con il reddito presunto del 2021, facendo attenzione un po' a fare, perché altrimenti rischia che nell'anno in corso non prenda la quattordicesima. Questo è, ecco. Invece, facendo la domanda, presentando un'autodichiarazione con un reddito presunto, con la pensione del primo di dicembre dovrebbe ricevere la quattordicesima. Ecco, questo è, diciamo. Invece poi, perché la percepisce per la seconda volta, naturalmente fa riferimento al reddito dell'anno precedente, quindi in automatico, diciamo, va erogata. Quindi a dicembre, per chi fa allora, per se la... uno per esempio termina entro luglio, mese di maggio fa 64 anni, ecco. Lui non percepisce d'ufficio la quattordicesima, perché l'INPS naturalmente non può controllare il reddito 2022. Allora, il consiglio è di andare a un patronato, fare una richiesta di interessamento alla quattordicesima presso l'INPS presentando un reddito presunto, facendo riferimento al reddito precedente. Precedente, certo. Esattamente, no? Se non ci sono grandi variazioni in corso, insomma, naturalmente. In quel caso lì, dovrebbe riuscire ad avere la quattordicesima per i mesi, diciamo, dalla data del compimento di 64 anni al 31 dicembre, per i mesi dovrebbe avere con la pensione di dicembre la quattordicesima, diciamo, il pezzo di quattordicesima. Quindi si prende tredicesima e quattordicesima. Esatto, quindi il consiglio è comunque rivolgersi a un patronato, vedere com'è la situazione, naturalmente reddituale, e poi presentare una domanda, ecco. Piccola pausa, ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Scusatemi, perché stiamo continuando a ricevere telefonate su cellulare. Anche questa volta devo dire, scusatemi, perché è la seconda telefonata. Pronto? Mettila in viva mi sente? Mettila in viva voce. Ecco, allora, vediamo, lei mi... La chiamavo per vedere la mia posizione. Ecco, signora, allora, la fermo subito, perché con questo telefono non riusciamo a metterla in onda. Allora, bisogna che lei faccia lo 0432 573517 e così parla con noi direttamente, va bene, signora? 0432 573517, ma lo vede sul televisore, se lei ci sta guardando. Attendiamo la sua chiamata allora, signora, va bene? Grazie, grazie, buonasera. Ecco, su questo telefonino arrivano, cioè potete mandarci solo sms. Le telefonate possono essere passate in studio solo attraverso il numero che vedete in sovraimpressione, 0432 57 3517. Adesso vediamo, era una signora, vediamo se ci chiama. Continua a chiamare ancora. Allora andiamo avanti con la trasmissione. Si vede che non riesce a prendere la linea, continua a chiamarci qua. Sì, stavamo dicendo, i biglietti del bus in città. Esatto, ecco, diciamo che abbiamo anche raggiunto, nello spirito di collaborazione anche con le amministrazioni comunali, che riguardano principalmente il Comune di Udine, chiaramente, ma adesso stiamo lavorando per esempio sui tributi locali, anche con le altre amministrazioni che fanno parte della RLS. Ecco, sul trasporto pubblico locale per gli over 65 abbiamo ampliato un po' la platea, sia nel trasporto con gli autobus, diciamo, all'interno del TPL udinese, e sia adesso stiamo lavorando, e dovrebbe essere giunto, insomma, a buon fine, la prossima giunta dovrebbe essere, diciamo, sull'ampliamento della platea anche dei buoni taxi. Però qui si devono invitare soprattutto naturalmente gli iscritti al nostro sindacato pensionale, ma tutti i cittadini, a informarsi un po' su questi tipi di aiuti. Perché sono avanzati, no? Sono avanzati perché, esatto, perché dello stanziamento dei fondi del comune poi
sono avanzati dei soldi che naturalmente poi quando si va sul tavolo delle trattative chiaramente ci sono dei problemi, perché l'amministrazione comunale dice sì, va bene, ma voi insistite su certi punti, poi poche persone usufruiscono di questo servizio, ecco che diamo. Quindi sui siti del Comune di Udine si trovano queste informazioni, negli uffici dove c'è la biglietteria degli autobus, ecco, bisognerebbe informarsi proprio, perché naturalmente ci sono dei vantaggi anche notevoli, no? E sulla diminuzione del costo del biglietto over 65, sull'allungamento dell'orario del biglietto, insomma è stato fatto, ecco, un buon lavoro che adesso viene esteso ai bonus taxi. Naturalmente anche lì si sta cercando soprattutto di intervenire a favore delle persone con disabilità, perché abbiamo lavorato molto anche su questo punto per favorire sia l'accesso al TPL, diciamo, quindi al trasporto, agli autobus, per quanto riguarda le persone disabilità, e naturalmente anche per poter usufruire naturalmente del taxi in una forma agevolata. Ecco, quindi chi deve recarsi in ospedale, ecco, chi deve recarsi presso le case di riposo hanno delle agevolazioni naturalmente rispetto all'utenza normale. Come tutte le malattie, chi fa le malattie, le cure salvavita, che non abita da solo, che non può recarsi in ospedale, esatto, ha il viaggio sia in taxi o esatto, coi mezzi gratuitamente. Può chiamare il taxi e poi è il comune, esatto, che viene incontro a queste persone con un contributo. E poi c'è anche, ecco, sentiamo chi c'è in linea adesso. Sentiamo se la signora di prima. Pronto, buonasera. Buonasera. Eccoci, mi aveva chiamato sul cellulare, giusto? Sì, l'avevo chiamata, ecco, io. Adesso? Volevo chiedere, no? Sì. Io sono andata in pensione ancora dal 69. Sì. No? Sì. Sette? Sì. Sì? E da quella volta mio marito era artigiano, no? E mi avevano dato 370 euro di pensione. Sì. E siccome mio marito adesso non è iscritto più da 2 anni, però loro mi hanno calato la pensione, anche se mio marito non è più iscritto, ha pagato lui i contributi e tutto. E hanno continuato a darmi 3,70. Adesso, 2 anni fa, mi hanno calato 100 euro, perché percepisco 290 euro. È giusto? Siete riusciti a capire quindi, il problema? No. Ma suo marito è con lei vivo? Sì, è vivo con me. C'è l'accumulo del reddito. C'è l'accumulo del reddito. Sì. Evidentemente suo marito deve aver avuto qualcosa di reddito in più che ha contribuito naturalmente a sì mantenere la sua pensione, immagino, no? Però chiaramente la pensione sua fa riferimento comunque al cumulo del marito. Se è una pensione naturalmente riferita non contributiva, perché se lei è una pensione contributiva previdenziale, chiaramente quella è non fa riferimento. Invece se una pensione, per esempio, ricevuta dopo i 67 anni o 70 anni, quella naturalmente viene indicata a cumulo con la pensione del marito. Quindi probabilmente se le hanno ridotto la pensione, l'assegno pensionistico, indubbiamente suo marito dovrebbe aver percepito qualcosa in più o qualcos'altro ha contribuito ad elevare il reddito, diciamo, dell'imponibile. Ha percepito i 200 euro adesso? Sì, quelli ho percepiti, sì, però sì. Da 2 anni mi hanno calato 100 euro, io sì, percepisco 280 euro e ho pagato la coltivatore finché sì, era possibile. Hanno calato sì, per questione di reddito. Sì. Ma signora, venga a trovarci così beviamo un caffè e le facciamo un controllo. Penso che lei dal suo accento deve essere della montagna, quindi
Sì. Sono di Ovaro, di Ovaro della abbiamo Piazza. Sentito dall'accento che è della montagna. Sì, quindi sì. Se viene in giù a Tolmezzo, passa nei nostri uffici e gli facciamo un controllo. Le offriamo il caffè, no? E così vediamo anche la sua situazione. Sì, va bene. E dove si verrebbe? Non come? Dove che patronato è? CISL. Il patronato della CISL. È in centro a Tolmezzo. Esatto. A CISL? Sì, sì. CISL. Va bene. Va bene. Va bene. Ricevuto tutti i giorni. Sì, quando passa per Tolmezzo venga a trovarci. Va bene. Va bene. In centro a Tolmezzo, c'è che rossa. Va bene, l'aspettiamo. Sì, grazie mille. Prego. Grazie. Grazie per aver chiamato, buonasera. Abbiamo 40 secondi, per aver diritto alla quattordicesima qual è il limite di reddito? Lo ripetiamo 13.000. E dopo chiudiamo al volo perché 10.000. 37 secondi, no. Dai, veloce. Sì, eccolo tempo qua, stringe, eccolo qua, mano, 10.224, è il reddito minimo, fino a 13.633. Ecco. Ecco, in base a questo reddito poi viene definito l'importo della quattordicesima. Grazie per essere stati con noi, grazie a Renata Della Ricca. Un saluto a tutti i spettatori e per qualsiasi problematica noi ci siamo, siamo disponibili in caso ci vediamo il prossimo mercoledì oppure nei nostri uffici. Grazie anche a Silvano Dentesano, grazie per averci seguito. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, 18:15. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.